Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Amore e Psiche. Saluto la dottoressa Cristina Martella, psicoterapeuta che, salve, come ogni settimana è qui con noi. Devo dire, a cercare nel poco tempo che abbiamo a disposizione di rispondere alle vostre domande che stanno cominciando ad arrivare. Ci fa piacere, magari dopo un inizio un po' in cui forse c'è un po' di timore, no? Certo. Come dire, a intervenire su, però noi vi abbiamo sempre detto che le lettere poi noi le leggiamo in maniera assolutamente autonoma, ci mancherebbe. Poi chiunque avesse voglia e necessità di approfondire, la dottoressa Martella è a disposizione nel suo studio. Allora, la mail, siccome qualcuno ha detto, dice, ma la mail intanto dovrebbe andare anche sovrimpressione e quindi ve la potete annotare meglio. Comunque la mail è cristina-martella@fastwebnet.it, così le vostre lettere vanno direttamente alla dottoressa Martella che poi via via le fa recapitare a noi in maniera, ripeto, anonima, e noi prendiamo spunto dalle vostre riflessioni. Allora, oggi prendiamo appunto spunto da una lettera di una telespettatrice che sostanzialmente ci chiede e le chiede che cos'è la depressione. La nostra amica dice: io temo di averla. Ma intanto partiamo dalla definizione, se si può dare una definizione, sì, di depressione. Diciamo che ci può essere una depressione nel momento in cui la nostra vita ci appare senza significato, senza possibilità di nessuno sviluppo, negativa, tutto ci appare nero, abbiamo una stanchezza incredibile, non abbiamo iniziative, non abbiamo voglia di vivere, sostanzialmente tutto ci appare faticoso e tutto inutile. E un altro sintomo può essere per esempio quello di dormire moltissimo, come una sorta di fuga dalla realtà, oppure al contrario cominciare a perdere il sonno, svegliarsi spesso, non addormentarsi, perdere l'appetito, avere questa sensazione che la vita sia assolutamente soltanto una valle di lacrime. Ecco, questo, quando ci sono questi sintomi, bisogna cominciare a preoccuparsi e andare da un medico. E sì, come diciamo, essere davanti a un quadro a tinte fosche, no? Sì, tanto per esatto. Dare un'altra definizione, tutto nero, e quindi sembra quasi, come dire, che non ci sia rimedio. In realtà io credo, no, questa è una malattia, tra l'altro una malattia, sì, probabilmente molto diffusa, molto più diffusa molto, di quanto si possa immaginare. Molto, purtroppo, e anzi è in crescita, e soprattutto se non viene diagnosticata rischia di invalidarci la vita. Tra l'altro, una delle cose che bisogna dire a proposito della depressione è che un altro sintomo è l'azzeramento totale della possibilità di usufruire della volontà. Per cui non è possibile dire a un depresso forza, sforzati, forza, riprenditi, perché la volontà non può utilizzarla, è bloccato. Tra le tante altre attività mentali che gli si bloccano, è anche purtroppo la volontà. La nostra amica si chiede e le chiede se la depressione si può curare, quindi si può uscire dalla depressione. Assolutamente sì. Al contrario di quello che purtroppo avveniva tanti anni fa, in cui le depressioni venivano chiamate esaurimenti nervosi e non si trovavano grandi rimedi. Oggi c'è la cura farmacologica e la cura psicologica, oppure anche la cura dei counselor, oppure anche varie cure terapeutiche. Addirittura può far bene anche un lavoro sull'ansia, sul training, tipo training autogeno. Comunque sicuramente la terapia
è importante, insieme al farmaco. Tra l'altro, oggi i farmaci di oggi sono molto migliorati, non hanno tutte quelle negatività che avevano un tempo, non sono dannosi. Bisogna individuare la cura giusta. Può bastare anche qualche chiacchierata con l'analista, sinceramente, a ritrovare un pochino la situazione, a essere un pochino più centrati, più equilibrati. Ed è importante che ci sia anche il terapeuta, il percorso terapeutico per avere gli strumenti poi per non ricascare nella depressione. Occorre quindi fare un percorso, diciamo, su se stessi, però farlo da soli, diventa forse difficile, proprio perché, come diceva prima, manca la volontà, quindi forse non c'è neanche la voglia e la capacità di No, fare allora questo il percorso. depresso è come se stesse tutto il giorno a rimescolare pensieri negativi, quindi è impossibilitato ad aiutarsi, cioè è proprio, non ha proprio la possibilità e non è una questione di volontà, ripetiamo, perché la volontà non c'entra. È lì che sta a pensare a tutto il male del mondo che gli può capitare, tra l'altro ha l'affettività modificata, cioè è tutto, la sua vita è devastata perché è tremenda la depressione. Chi l'ha avuta sa benissimo che è una malattia invalidante. Naturalmente, per non ricadere, per avere uno strumento in più, perché a volte chi è depresso ci può ricadere, è importante vedere le motivazioni che ci hanno portato a questo, delle motivazioni psicologiche, dico, perché poi ci sono anche delle motivazioni biologiche, però quelle psicologiche da indagare sono importanti, perché così abbiamo degli strumenti per evitarla in futuro. E poi ci aiuta anche avere la possibilità di vedere le cose da un'altra angolazione. La nostra amica ci fa una domanda che francamente insomma, anche io non mi sono mai posto. È possibile che sia ereditaria la depressione? Perché dice mia madre ne soffriva. Allora, diciamo che una tendenza, una certa vulnerabilità. Può essere. Oggi siamo a un punto che possiamo ammettere che una sorta di ereditarietà sulla depressione ci può essere. Non vogliamo che questo però diventi una specie di condanna. Diciamo che chi ha avuto i genitori o dei parenti depressi è possibile anche che sia stato influenzato in un ambiente depressivo, per cui poi ha sviluppato una modalità depressiva di considerare la vita. Comunque, chi ha avuto dei genitori depressi, secondo me, può avere una vulnerabilità che sarà meglio che si guardi in tempo, cioè prevenire invece che curare, che mi sembra una formula sempre possibile. E in questo caso, appena ci sono dei segnali di umore veramente molto nero, ecco un'altra cosa che non abbiamo detto, che non è che per un giorno, 2 giorni, 3 giorni, una settimana che hai un umore nero devi dire a te stesso sono depresso. No, ci vuole una continuità. Poi un'altra cosa da dire è che un altro sintomo da cui si può forse risalire al fatto se abbiamo o non una depressione è che la sera in genere il depresso si sente un po' meglio, poco perché è comunque, la depressione è comunque molto dura, un po' meglio riguardo alla mattina. La mattina per il depresso alzarsi e compiere le normali attitudini, funzioni che facciamo normalmente per un depresso sono veramente faticose. Quale consiglio possiamo dare a chi sta accanto a una persona depressa? Cioè se un parente, un amico, una persona che comunque si accorge che l'altro comincia a dare segnali di depressione, come ci dobbiamo comportare? Allora, questo è veramente importante, riuscire a dire ai parenti, alle persone che hanno accanto un depresso, che bisogna che si informi su come va trattato il depresso. Allora, non si può né sottovalutare la sua malattia, né ridicolizzarla, né spronarlo troppo al cambiamento, al fatto che lui non deve stare o lei non deve stare in questa situazione, bisogna che si dia una mossa, non opprimerlo, non pressarlo. Io direi che intanto di leggere qualche libro, perché chi ha in casa un depresso, almeno lo sforzetto, lo sforzino, lo sforzo di leggere qualche libro e informarsi, bisognerebbe che lo facesse. Poi la cosa importante è dare al depresso un'attenzione amorevole. Il che non vuol dire né indulgenza eccessiva, né far finta che non ci sia niente, né arrabbiature.
Il depresso va tenuto tranquillo con un'attenzione amorevole. E già questo, se riusciamo a farlo, mi sembra che è una buona cosa. Allora, Costanza è l'amica che ci ha scritto. Intanto speriamo che tu non sia depressa. Certo, che sia Probabilmente, chi solo lo un sa, che sia un periodo. momento. Questa è la prima speranza. Se invece, come dire, i sintomi che la dottoressa Martella ha elencato, insomma, sono quelli che accompagnano purtroppo le tue giornate, allora credo che la dottoressa Martella sia stata in poco tempo capace di darti alcune indicazioni. Siamo quasi in chiusura, devo dire che sulla scaletta mi era stata data una canzone, ma siccome dovete sapere che la dottoressa Martella e Matteo in regia sono complici, Molto complice, e molto. allora cambiano intanto cambiano la scaletta, cambiano le canzoni, non so come mai, forse Matteo, chissà, non l'ha trovata questa canzone, è una canzone di Stevie Wonder, invece che cosa avete No, scelto? noi abbiamo un tecnico, come lo chiamiamo? Tecnico? Matteo, Regista, regista, è è un regista molto bravo che ha un'anima rocchettara. E un siccome dentro di me c'è un cuore anche rocchettaro, ci tendiamo molto. Lui mi ha suggerito una canzone per questo tema che è veramente bellissima, è Don't Cry, Non Piangere, di un gruppo rock fantastico, particolare, ascoltatela, dei Guns N' Roses. E beh, questo è un augurio, non piangete, anche se invece nella depressione bisogna qualche volta anche piangere. Bene, grazie dottoressa Martella, Grazie. ci vediamo con lei la prossima settimana, anche con voi naturalmente, continuate a scriverci e ascoltatevi la canzone. Softly, there's something in your eyes. Don't hang your head in sorrow, and please don't cry. I know how you feel inside out. I've been there before. Something's changed inside you, and don't you know? Don't you cry tonight, I still love you, baby. And don't you cry tonight. And don't you cry tonight, there's a heaven above you, baby. And don't you cry tonight. And give me a sigh. Give me a kiss before you tell me goodbye. You've got to take it so hard now, and please don't take it so bad. I'll still be thinking of you and the times we had. And don't you cry tonight. Don't you cry tonight. Don't you cry tonight. There's a heaven above you, baby. And don't you cry tonight.
always remember that I never lied. And please remember I will feel it inside. Now, honey, you gotta make it your own way, but you'll be alright now, sugar. You'll feel better tomorrow. Come the morning light now, baby, and don't you cry tonight. Don't you cry tonight. Don't you cry tonight. There's a heaven above you, baby, and don't you cry. Don't you compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories.